Buongiorno a tutti. Tutti quanti sappiamo che Natale non è la data vera dove è nato Gesù, vero? Tutti quanti siamo d'accordo. Ma sappiamo anche che nei primi secoli, fin dai primi secoli, che tante volte si dice che è la sovrapposizione di una festa cristiana, una festa pagana, il contrario, perché dalle ricerche che sono state fatte intorno al secondo secolo, 200, sì, c'era traccia del fatto che i cristiani festeggiavano il Natale, perché quel giorno a Roma, i cristiani soprattutto erano concentrati a Roma, era festa, perché era una festa nazionale dove anche gli schiavi avevano un giorno disponibile, per cui chiaramente sfruttavano il fatto di avere un giorno dove realmente potevano incontrarsi insieme nelle catacombe sotto, perché chiaramente non era autorizzato, però chiaramente era un giorno importante per loro. Poi il fatto di sfruttare questo, c'erano normalmente persone che per sfruttare meglio questo avevano dei periodi di digiuno e preghiera. Non lo chiamavano avvento. Avvento è venuto soltanto dopo. Avvento significa adventum, venuto, arrivo, in latino. All'inizio era soltanto un periodo dove c'era digiuno e preghiera, poi a un certo punto si è detto: vabbè, perché non facciamo un mese completo di preghiera e di digiuno? Questo è quello che vogliamo fare noi. Poi, intorno al 1700, si sono aggiunti dei simboli che vedete su quel tavolino, che sono il fatto delle candele. Le candele che ci ricordano che Gesù è venuto per portare speranza, per portare fede, per portare gioia e per portare pace, sino a che il giorno di Natale accenderemo quella centrale che è l'arrivo di Gesù della luce. Tu potresti dirmi: Marco, ma perché mi servono tutte queste cose? L'avvento, le candele, per ricordarmi che Gesù è venuto, non posso soltanto pregare, osservare i suoi comandamenti, cercare di essere come lui. Ti voglio mostrarti una foto. Che cos'è questo? È un cruscotto, ce l'hai davanti a te tutti i giorni. Allora, qual è la funzione del cruscotto? È pieno di simboli e pieno di luci. Che cosa è il cruscotto? Il cruscotto è una scorciatoia della nostra mente, perché quando per esempio si accende questa spia, la spia qual è? Dov'è? Ecco, questa spia qua, che cosa significa? Chi è che ha fatto la patente da poco? Quello significa che manca l'olio del motore. Allora, piuttosto che arrivare uno che ti dice: guarda che manca l'olio del motore, quello si accende e tu automaticamente fai questo cortocircuito, questa scorciatoia mentale: ah, domani mattina devo andare dal meccanico, perché altrimenti mi si rompe la macchina e rimango a piedi. Che cosa hai visto? Hai visto una luce, ma c'è stato un processo mentale che ti ha fatto fare tutto questo. I simboli sono anche questo. Il problema è che spesso, con il fatto di, soprattutto nel mondo evangelico, con la preoccupazione che somigliasse troppo alle vecchie cose pagane, cattoliche, di quelle proprio cattive, dove c'era soltanto il simbolo e non il contenuto, abbiamo buttato l'acqua insieme col bambino. Abbiamo buttato le cose buone che i nostri fratelli e sorelle dell'anno 200, dell'anno 100, facevano proprio per ricordarsi. L'avvento, le candele, il Natale sono simboli, non c'è niente di magico, non è venuto il 24 a Gesù, ma è un simbolo che ci ricorda che Gesù è realmente venuto, e lo ricorda non soltanto a noi, ma lo ricorda anche a chi non ci crede, e dà possibilità a noi di testimoniare quello che è il Natale. Che cosa stai aspettando davvero? Il nostro ritorno indietro con la la serie si intitola Cosa stai aspettando? Cosa stiamo realmente aspettando? Stai aspettando i doni, quindi ci sono i pacchetti, per terra, le luci, la festa, il dolce, il torrone,
oppure stai aspettando qualcosa di più dalla tua vita? Il dono che Dio ti ha fatto è la salvezza. Il dono che Dio ti ha fatto è la salvezza. Attraverso lui che è venuto, è nato, è morto, è risuscitato per darti la salvezza. Ogni settimana, da qui a Natale, noi accenderemo una candela e leggeremo dei passi legati all'arrivo di Gesù in terra. Oggi ne leggeremo i primi, poi dai il primo. Questo è tratto da Isaia. Dice così il Signore. Loro stavano aspettando. E questa era una promessa che il Signore aveva fatto. Dire, aspettate, arriverà il momento. Isaia scrive così, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli. Tutte le nazioni affluiranno ad esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo con i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro con molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in gomeri d'arato e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Questa è una promessa, però stanno aspettando. Noi abbiamo la fortuna di essere quelli che non devono aspettare più, ma dobbiamo testimoniare. Ci sono persone che devono accettare e stanno aspettando ancora Gesù. E alla prossima, Benjamin. Salmo 89, 2, 4 dice: poiché ho detto, la bontà sussiste in eterno ai cieli, è fondata la tua fedeltà. È stato fedele il Signore, realmente deciso. Io ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo. Stabilirò la tua discendenza in eterno, edificherò il tuo trono per ogni età. Adesso ci fermiamo, cantiamo qualche cosa, preghiamo e poi leggeremo un versetto e accenderemo la prima canzone.